Seduta molto importante del Consiglio metropolitano, è stato approvato il rendiconto quasi all'unanimità, quindi segno che quello spirito istituzionale al quale mi ero appellato un po' di tempo fa si sta verificando, c'è un bel clima, si deve chiaramente migliorare, ma si sta andando nella direzione giusta. E poi ci tengo a sottolineare i risultati davvero positivi che la città metropolitana ha messo in campo in termini di bilancio rispetto ad altre città d'Italia molto più blasonate e molto più finanziate, quindi vuol dire che qua si sta lavorando davvero bene nell'interesse delle comunità, dei cittadini e nel funzionamento dei servizi sulle materie proprie della città metropolitana. Sindaco, oggi il ministro De Vincenti nel suo appuntamento qui a Napoli ha affrontato anche il tema Bagnoli, ha detto pensa di convocare una cabina di regia fra la fine di giugno e prima di luglio, ma prima un incontro col comune. Sì, tra l'altro stamattina mi ha chiamato il ministro, quindi il dialogo col governo, l'ho detto, è un dialogo che sta andando avanti bene. L'ho detto più volte e lo confermo, credo che stiamo a un passo da un accordo storico su Bagnoli e questo accordo storico non lo possono che siglare il governo nazionale, il governo regionale e la città di Napoli, il consiglio comunale, i suoi abitanti, quindi noi andiamo in quella direzione con un accordo istituzionale di alto livello e mi sento di essere fiducioso. Sindaco, legge elettorale, pare che si vada verso una legge elettorale alla tedesca con uno sbarramento al 5%, cosa ne pensa? Beh, complessivamente tra tutte le opzioni in campo mi sembra in questo momento la più accettabile. Innanzitutto la buona notizia è che si vada verso una legge elettorale con un voto ampio e non con uno strappo con maggioranze risicate. Poi tutto sommato il sistema tedesco è stato sempre uno dei migliori sistemi elettorali, poi ovviamente si dovrà vedere qual è la legge che approvano, gli sbarramenti eccetera, però credo che si va in una direzione tutto sommato positiva. Per quanto riguarda invece la leadership all'interno del Movimento 5 Stelle, si pensava a una candidatura di Davigo, poi Di Maio si è fatto avanti, lei come la vede? No, io non posso vedere niente perché io non sono iscritto al Movimento 5 Stelle, non devo votare. Quindi in questo punto di vista non intervengo proprio nel dibattito, il dibattito è loro, saranno loro a scegliere nella piena autonomia quale sarà il candidato premier per guidare il paese. Bene, grazie. Okay. Grazie.